un appuntamento atteso molto che si rinnova anche quest'anno. Sì, anche quest'anno il Borgo di Azzinano ospiterà, in occasione della manifestazione I muri raccontano, i giochi di una volta, due pittori naif noti a livello nazionale. Abbiamo Damiano Valbusa di Sirmione e Iago Barbieri di Modena. Quest'anno loro con i loro pennelli daranno nuova luce e colori ad alcuni dei dipinti presenti nelle vie del paese. Si tratta di una manifestazione promossa dall'Associazione Proloco di Azzinano in collaborazione con il comune di Tossicia. L'idea è stata quella di conciliare la valorizzazione del territorio con la conservazione della memoria. Il tema infatti è unico ed è rappresentato esclusivamente dai giochi antichi, dal nascondino alla mosca cieca, dalla fionda agli aquiloni. Si tratta di una sorta di antologia di svaghi di una civiltà contadina e predigitale, lontana nella memoria ma non nel tempo. Quindi l'appuntamento si rinnova di anno in anno e anche quest'anno regaleremo un mix di arte, cultura, sport e musica che emozionerà i visitatori. E quindi rinnovo i miei ringraziamenti a tutti gli organizzatori, i volontari e gli artisti che con il loro contributo renderanno anche questo evento, questa edizione del 24esima, sicuramente un successo memorabile. È un connubio tra cultura musicale, cultura artistica, sport, quindi va a valorizzare i valori come collaborazione, condivisione, inclusione, e si tiene in una location tra l'altro ambita, perché possiamo dire che è un vero e proprio museo a cielo aperto, perché si tiene ad Azzinano, il paese dei murales, che racconta attraverso i muri dipinti cultura e tradizione. Noi siamo felicissimi che i ragazzi dell'Arena Wood Festival hanno scelto di nuovo la location di Azzinano e quindi hanno rinnovato questa collaborazione. Noi siamo ben lieti di accoglierla, non solo, abbiamo già in progetto, insomma, negli anni successivi di incrementarla e quindi di ampliarla ancora di più. Io invito tutti a venire perché è veramente, si vive un'atmosfera magica, particolare, si canta, si balla tutti insieme, si gusta buon cibo, buone bevande, quindi io invito veramente tutti a provare questa emozione che è assolutamente unica. Tantissimi appuntamenti, cerchiamo di portare quello che ci diverte a noi, insomma, lo sport, il basket, la musica, i concerti, il cibo, le bevande, insomma sarà un momento per Azzinano in festa, sia per la Proloco sia per l'associazione nostra e l'amministrazione di Tossicia, quindi diciamo che ci divertiremo, vi aspettiamo, l'ingresso è gratuito, quindi ci divertiremo tantissimo.